Oggi, pochi momenti fa, in questo pomeriggio d'autunno, in questa sonnolenta cittadina agricola che si stende lungo l'autostrada, Norman Bates è stato processato e condannato. Si chiude così una pagina fra le più atroci e terribili nella storia di questa cittadina e nella vita di un giovane la cui povera mente, sconvolta da insanabili contraddizioni e ossessionata dai sensi di colpa, è sprofondata infine nei neri abissi della schizofrenia. Sì, cari ascoltatori, è lui, il tristemente famoso Norman Bates. Assassino? Vittima? Decidete voi. Ora viene fatto salire su una lucida berlina nera con cui Norman concluderà un viaggio per iniziarne un altro, dal quale forse non tornerà mai più a rivedere i luoghi a lui familiari. La coltelleria Iver, dove sua madre lo mandava a far affilare i coltelli. L'albergo Grant, dove lavorò ancora studente e dove scoprì il suo interesse per il mondo dei motel. Un viaggio lungo una strada chiamata Giustizia, verso una nuova dimora, l'ospedale per malattie mentali di Dunsmore, dove forse, dico forse, Norman un giorno arriverà a capire il male che ha fatto e dove attraverso le affettuose cure degli psichiatri riemergerà finalmente dalle tenebre alla luce. È un caso difficile. Non so più che cosa fare. Ogni volta che gli parlo, lui mi fissa in silenzio con quei grandi occhi tristi. Non ha fratelli né sorelle. La madre è morta che era ancora un neonato, non ha parenti. È un povero innocente abbandonato alla mercé di un patrigno brutale. Quell'uomo possedeva una tintoria. Picchiava il bambino e lo chiudeva in una grossa asciugatrice. Finché un giorno il patrigno vi entrò per pulirla. E il piccolo Alex lo chiuse dentro, premette un bottone e lo fece secco. Hai dei brutti ricordi, vero Alex? La dottoressa Phillips e io, sono il dottor Goodman, cercheremo di cancellarli. Ma tu ci devi aiutare. Dei suoi interessi, dei suoi giochi, dei suoi amici, non c'è niente nella scheda. Solo Jake. Jake. Il suo uccellino. I vicini di casa dicono che era il suo solo amico, finché un giorno tornando da scuola lo trovò morto. Il patrigno? Sì, gli dette una pala e gli ordinò di seppellirlo, ma lui di nascosto lo imbalsamò. Capisco. Sai cosa penso, Alex? Che hai bisogno di un vero amico. No, no. Oltre a Jake, è chiaro. Intendo un essere umano, qualcuno con cui parlare, di cui fidarti. E quello che più importa, qualcuno che per lunga esperienza sappia come mantenere Jake in buona salute e non gli faccia sciupare l'imbottitura. E così condussi il piccolo, solo al mondo e ancora spaurito, a conoscere Norman Bates. Nei 27 anni che seguirono, io ebbi il privilegio. Sì, è il termine giusto. Il privilegio di veder fiorire sotto i miei occhi una straordinaria amicizia. Un rapporto così forte come non ne avevo mai osservati. L'intuito, la sensibilità che li accomunava, quella specie di loro sesto senso, mi spaventavano a volte per la loro intensità. E in tutto ciò Norman assumeva un atteggiamento da padre. Del padre che Alex non aveva mai avuto. Perché? Che rappresentava Alex per Norman. Beh, come ripeteva spesso durante le sedute, Norman vedeva in Alex se stesso, da bambino, e voleva aiutare Alex a ricominciare. Perché, sebbene Norman sapesse di non poter mai riacquistare la libertà, sognava che un giorno Alex l'avrebbe riacquistata. Dottori dell'ospedale per malattie mentali di Dunsmore, infermieri, personale tutto e fratelli internati. Sebbene non abbia mai avuto occasione di conoscere il defunto, mi è stato chiesto di pronunciare, prima di affidare al fuoco le sue spoglie, qualche parola, poiché ciascuno di noi, grande o piccolo, potente o misero, santo o peccatore,
Al momento di lasciare questo fragile mondo, con le sue pene, le sue gioie, le sue tristezze, le sue tremende angosce, dovrà presentarsi alle porte celesti, dove verrà giudicato. Se nessuno vuole aggiungere altro, passerei a concludere con la preghiera finale. Io sì. Io sì. Cerca di essere breve. Abbiamo un sacco di lavoro oggi. Norman Bates era mio amico. Lo so, per il mondo era un assassino, ma per me è stato un vero amico. E io... Sì, io spero che a tutti voi capiti una volta nella vita la fortuna di incontrare un amico come lui. Norman mi diceva sempre che se volevo potevo guarire, ma che mi dovevo impegnare perché era molto difficile, come lo è trovarmi qui adesso. E che un essere umano, per quanto male abbia ricevuto, deve cercare di dimenticare, di perdonare e di scacciare l'odio dal suo cuore, perché è proprio l'odio il vero grande nemico. Odiare non ci fa sentire meglio. Odiare ci consuma dentro. Buonanotte, amico mio. Buongiorno, Alex. Sono bellissime. Per lei, dottor Goodman. Ho una bella notizia per te. Ho convinto la nostra equipe a dimetterti immediatamente. Pensa, Alex, dopo 27 anni riacquisterai la libertà. Hai sconfitto le tue ossessioni, ormai sei guarito. Per tutti. Non so dove andare. Ma come no? Hai tutto il mondo fuori di qui. Città, paesi, cinematografi, giardini così grandi che ti puoi perdere dentro. È proprio quello di cui ho paura. Alex, tu ce la farai. Ne sono sicuro. È sempre stato quello che Norman voleva da te. Dottor Goodman, questo è l'unico mondo in cui mi sento al sicuro. Tutti i miei amici sono qui. Non c'è posto per me fuori di qui. Mi sentirei sperduto. Io, Norman Bates, nel pieno delle mie facoltà mentali, dichiaro che queste sono le mie ultime volontà e quindi lascio quanto segue. Alla signora Fisher, che mi ha insegnato l'arte di cucinare, il mio tacchino. Grazie, Norman. Al signor Yokey, che mi ha insegnato a ballare il twist e l'alligalli, la mia raccolta di 45 giri. Sei grande, Norman. E per ultimo, ma non nel mio cuore, lascio al mio amico Alex, a condizione che una volta riacquistata la libertà ne faccia di nuovo un grande albergo, un luogo dove la gente possa riposare nel suo viaggio attraverso la vita. Il Motel Bates. Bene, adesso
Hai un posto dove andare? Non posso, dottor Goodman. Perché non puoi? Perché non posso? Alex, Norman ha voluto dirti con questo che è l'ora di vivere. Ha voluto offrirti un'opportunità per ricominciare. È un grosso dono che ti ha fatto. Approfitta. Prendi l'autobus numero 32 per Fairville. Ehi tu, straniero! Sembri un po' spaesato, servi aiuto? Sì, grazie. Ecco, da dove parte questo autobus? Vediamo. Sei fortunato, straniero, parte proprio da qui. Grazie. Motel Bates. A vederlo sembra un bel posto, non come queste topaie qui intorno. Il mio amico Norman lo teneva sempre pulito. Beh, quando l'avrò rimesso a posto, magari potete venirmi a trovare e passarci qualche notte. Ah, molto gentile. Di, ne vuoi un sorso? Fa molto bene, guarda, ti dà la carica. Ehi, guarda che nascondeva l'amico. Hai il sake e non ce lo dici? Oh, non è sake, è Norman. Norman o un'altra marca, basta che si beve. Ehi, ridammelo, lì c'è Norman. Le ceneri di Norman! Che c'è? Vuoi qualcosa? Sì, grazie. Sa per caso dov'è il Motel Bates? Mai sentito. Non sono di queste parti. Amigo, no entiendo, no entiendo. Tengo mucho trabajo aquí, ¿está bien? Adiós, adiós. Mi sono appena trasferito. Non so, sono arrivato da poco. Mai sentito il Motel Bates. Norman, io voglio tornare indietro. Salve, benvenuto allo Slice Chicken. Allora, vuole ordinare?
Sì, senta, il motel Bates, per favore. Mi dispiace, ma lo abbiamo soltanto fritto o arrosto? Come fritto? Benissimo, ne vuole una porzione o un pollo intero? Pollo intero? Bene, grazie. Vuole anche qualcosa da bere e patatine fritte? Oh, no, 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 mi scusi, forse non ci siamo capiti. Io ho già mangiato sul pullman. Sto cercando il motel Bates. Oh, io sono nuova. Vuole anche il dolce? Siamo tra le nuvole, eh? Salve, Henry Watson. Hai perso questa nella aiuola e non te ne sei accorto. Ah, grazie, grazie mille. Lei è molto gentile, grazie davvero. Ah, senti, ti posso fare una domanda? Che ci fa un tipo come te con la cartolina del vecchio motel Bates? Eh? Come? Perché lo conosce? È lontano da qui? No, meno di un chilometro. Ma la velocità con cui demoliscono, a mezzogiorno non ci sarà più. Grazie infinite. Alex West, il nuovo proprietario. Voglio riaprire il motel Bates. Riaprire quel motel, hai detto? Certo, c'è qualcosa che non va. Sali in macchina, ti accompagno. Ti racconto tutto. E così da allora pensano che sia stregato. Che la vecchia Bates viva ancora fra quelle mura e che la notte si aggiri lì intorno. Lei l'ha conosciuta? L'ho conosciuta? Lavoravo per quella strega. Lavoretti di manutenzione. Conoscevo anche Norman, fin da quando era piccolo. Poverino, cosa non gli ha fatto passare quella pazza? Lo teneva sempre chiuso in casa. Mi faceva una pena. Ogni tanto giocava a rugby. E gli piaceva anche. Ma il guaio era che la palla gli sfuggiva sempre di mano. Veramente, Norman non era un tipo atletico. Che posto triste era quello. Eccoci arrivati. Il motel Bates. Mi fa sempre venire i brividi. Anche al sindaco, pare. Tanto che lo ha fatto recintare. Grazie per il passaggio, signor Watson. Henry. D'accordo, Henry. Dopo quello che ti ho detto, vuoi ancora andarci? Ma sì, per forza. Questa è casa mia. Thank you.
Eccoci a casa, Norman. È tutto come allora, proprio come dicevi tu. Come ottenere un prestito? Bene, vediamo se ho capito. Signori, sono Alex West e vorrei un po' dei vostri soldi. No, così non va. Signore, lei è Alex West e vorrebbe... No, neanche così. Signore e signori. E poi come continuo? Va bene, per l'ultima volta. Se vuoi riuscire nel tuo scopo e ottenere il prestito, devi... Devi stare rilassato. Mostrati sicuro. Su, respira profondamente. Forza, forza. Ricapitoliamo. Signori. Signori. Sono Alex West e mi serve il vostro aiuto. Non ti agitare. Non essere nervoso. Sta rilassato, Alex. Mostrati sicuro. Dunque, Alex, che posso fare? Beh, grazie, signor Fuller. Tom, o una banca è un amico o non è una banca. Beh, è più facile di quanto pensassi. Allora, Tom, come puoi vedere, ora il Motel Bates è mio. Una proprietà immobiliare di prim'ordine. Sono anni che fa gola agli speculatori. Ecco, io appunto volevo chiedere un prestito. Un prestito? Sì, signor. Sì, Tom. Ma non è una grossa somma. Sapevo che era solo questione di tempo e poi uno con un buon naso avrebbe fatto il colpo. È un colpaccio. I miei complimenti. Allora, quanto ti serve? 10, 20 milioni per un complesso residenziale? Complesso residenziale? Oh, già, non avevo capito. Non ti piace il sovraffollamento? Farai delle villette unifamiliari. Sensato. Intelligente. No, veramente, Tom, io pensavo a qualcosa di più modesto. Vorrei semplicemente rimetterlo a posto per riaprirlo, mi capisci? No, forse non ho capito. Non hai intenzione di demolirlo? No. Solo
qualche mano di pittura e il tetto nuovo e riapri un modesto motel, vero? No, veramente pensavo di mettere anche un ristorantino e una fontana sul piazzale. Una fontana? Senti, non ti offendere, ma da un punto di vista strettamente commerciale è la cosa più insensata che ho mai sentito. Alex, quella proprietà vale una fortuna. Bene, fantastico. Allora me lo dai in prestito? Alex, te lo do e come? Sì, per un residence, certo, un complesso termale, ma per riaprire il motel. Tom, Norman me l'ha lasciato. Eravamo amici e voglio farlo ridiventare bello com'era, capisci? Glielo devo. Ti prego, aiutami. Tu devi aiutarmi. Facciamo una cosa. Di alla ditta appaltatrice di mandarmi il preventivo. E io farò in modo che tu abbia il prestito, d'accordo? Grazie, signor. Grazie, Tom. Ti ringrazio infinitamente. Fermo, dove sei? Non ti muovere. Chi sei? Chi sono io? Dimmi piuttosto chi sei tu. Dammi questo coso. Non fare il furbo, ti spacco il cranio. E adesso rispondi, non mi dire bugie. Sono Alex West e vivo qui. Oh, vivi qui, eh? Fila in cucina. E attento a quello che fai. Guardalo, sembra veramente casa sua. Cornflakes, latte e biscotti. Questa marca non mi piace. Senti, sono 3 mesi che abito qui. Se volevo un inquilino, mettevo un annuncio sul giornale, no? Aggiustati la cravatta. In casa mia voglio gente ordinata. Che cosa ci fai qui? Sono il proprietario. Tu? Il proprietario? Di cosa? Di questo motel. Ah, sì, certo. E chi sarebbe questo Norman Bates? Eh? Il proprietario precedente. Me lo ha lasciato in eredità, sì. Vedi il mio nome sotto il suo, Alex West. So leggere. E va bene. Sei il proprietario. Bella notizia. E con questo
Potresti mettere giù quel coso per piacere? Fa una mossa falsa e sei morto. Senti, io ho tanta fame e sarei felice di dividere la mia cena con te. Vuoi farmi compagnia? Certo. Perché no? Dopo che ho mollato quello stronzo, ho detto ciao ai miei e ho fatto l'autostop. Dammi retta. L'unico di cui ti puoi fidare nella vita sei te stesso. È una bella cosa avere tanti amici. Mi vorrebbero tutti a casa con loro, ma è molto meglio l'indipendenza. Altrimenti vieni fagocitato. Io ho le idee chiare su quello che voglio. Ho una carriera d'attrice che sta già decollando. Cosa pensi che diranno quando vedranno questa faccia sulla copertina del Time Magazine? Che dovevano darti più fiducia. Giusto, porca miseria! Senti, tu non sei uno di tante parole, però ho la sensazione che tu capisca un sacco di cose. Mi toccherà insegnarti a esprimerti un po' di più. Vedi, i tipi silenziosi come te vanno bene per il posto dove eri prima, ma fuori di là bisogna farsi sentire. O non l'aprirai mai questo motel. Willy, io... Lascia stare. Non mi devi ringraziare, Alex. Lo faccio volentieri a restare, a toglierti dai pasticci, a impedire che ti freghino con le chiacchiere. Scusa, Willy, non devi offenderti, però io devo cercare di sbrogliarmela da me, per il mio bene. E chi dice niente? Io resto qui, per essere sicura che nessuno ti imbrogli. No, Willy, forse non mi sono spiegato bene. Io devo fare tutto da solo. Ah, ho capito. Per quale motivo non me l'hai detto subito, eh? Credi che io non abbia nient'altro da fare che stare dietro a te? Willy, mi dispiace, solo che per me è meglio così. Domani mattina non sarò più qui. Non ti preoccupare. Per cominciare, la facciata va armonizzata con l'architettura circostante, come questo centro commerciale da me ideato. Un po' di coloniale, molto cristallo. Sì, è di grande effetto. Sì, è vero. Mm-hmm. Ma non so se Norman avrebbe voluto un cambiamento così radicale. Con tutto il rispetto per il precedente proprietario, questa zona ha subito delle notevoli trasformazioni in questi 25 anni. E francamente... tutto in questo posto reclama un tono più vacanziero. Più vacanziero? Per esempio, quella casa orrenda. Ma Norman è cresciuto in quella casa. La rada al suolo e costruisca una piscina. Una piscina? Certo, con l'idromassaggio. L'idromassaggio? E anche la sauna le consiglierei. Perché no? Un motel che si rispetti oggi deve offrire tutta una serie di comfort, oltre ai servizi. Se vuole competere con gli altri alberghi. Beh, l'architetto è lei. Sì, ma tu sei il cliente. Il cliente ha sempre ragione. È vero o no? In genere, sì. Hai visto? Non potevo andarmene e lasciarti in balia di questi pseudo-artisti. Le dispiacerebbe dirmi chi è questa signorina? Non sono una signorina, capito? Mi ha assunto il signor West come consulente. Il mio compito è proteggerlo da chi, per usare un eufemismo, vuole vuotargli il portafoglio. Ci vuole scusare un momento, per favore? Ti pare questo il modo di parlare al mio architetto? Ma che architetto? Quello è uno che vuole costruirsi la fama con i tuoi soldi, costi quel che costi. No, non è vero. Non hai sentito che cosa ha detto?
Demolisci qua, ricostruisci là. Quando avrà finito questo posto, sembrerà una casa di riposo. Io glielo vado a dire. No, tu te ne stai buona. Questa è casa mia, Willy. E poi non hai detto che te ne saresti andata via. Ma per chi mi hai preso? Per uno di quegli amici che ti mollano proprio nel momento del bisogno. Non potevo lasciarti, per te, non per me. Tu sei un bambino nella giungla, un pesciolino rosso in una vasca di squali. Io non permetterò mai a quello di spolparti vivo. Vuoi abbassare la voce? Non ti preoccupare, non è certo il tipo che si offende. Willy, te lo chiedo per piacere. Va bene, ma lo faccio per te. Quello, caccialo. Ti giuro, facciamo meglio da soli, Alex. Non entrare. Chi sei e cosa vuoi? Sono Alex West e devo vedere il signor Watson. Senti, ti avverto. Potrebbe essere armato, è pericoloso. Non dargli retta. Entra. Buongiorno, Alex. Ma che succede? Abito qui da sempre. Andavo a caccia e a pesca dove hanno costruito quelle case. La notte c'era un silenzio che sentivi il cuore battere. Com'era bello. Hanno detto che sei pericoloso. Pericoloso? Loro sono pericolosi. Il padrone ha venduto la terra e vogliono buttare giù questa casa come le altre. Per far posto alle nuove costruzioni, coi tubi che perdono e le fondamenta che scricchiolano. Beh, è il progresso, Henry. Che possiamo fare? Quello che deve fare un uomo, resistere. Dovranno cacciarmi via con la forza da qui. Prima che mi arrenda. E dove andrai? Non lo so. Già. Non ci avevo ancora pensato, è vero. Senti, Henry. Mi serve un capomastro. Voglio riaprire il motel Bates. Grazie, Alex, ma non sono all'altezza di fare il capomastro. Cercati uno del mestiere. Sì, ma Harry, mi serve uno che faccia case con i tubi che non perdono e le fondamenta che non scricchiolano. Il salario lo stabilisci tu e puoi vivere al motel. Grazie. Ma sono troppo vecchio per la pietà. Mi serve qualcuno di cui possa fidarmi. Qualcuno che faccia il suo lavoro con scrupolo. Tanto non era carico. E poi, Alex, che me ne farei di un'arma? Contro tutti i fantasmi di quella casa. Lì costruiamo la fontana. Ma non credo che alla signora Bates faccia piacere che scaviamo nel suo orto. Che cosa? Letti con il vibratore? Mi guardi bene in faccia. Questo motel non diventerà una casa d'appuntamenti. Dovrà essere un posto fine ed elegante, con ristorante e ottima cucina. Sono anni che faccio il rappresentante e onestamente questa non l'avevo mai sentita. I nostri letti sono raccomandati dalle associazioni ospedaliere e... Com'è successo? O ha urtato un cavo elettrico, o la vecchia Bates vuol dirci qualcosa. Tutto bene, non ti è successo niente. Ehi, Harry, è andato a finire sopra un cavo.
in quella serie di scoperte terribili il corpo non fu mai ritrovato. Quindi lei pensa che questa sia... Sì, proprio lei, la padrona di casa, la signora Gloria Bates. È finita adesso. Bene, togliamo di qui questo mucchio d'ossa e portiamolo al cimitero dove è giusto che stia. Funerale gratis a spese del comune. E quindi, Gloria Bates, ti affidiamo alla terra, nella speranza che dopo tanti anni troverai finalmente pace. Il Signore è il mio pastore. Nulla mi mancherà. Tra verdi pascoli egli mi posa. Mi conduce ad acque di ristoro, ricrea l'anima mia. Mi guida per retti sentieri per amore del suo nome. Pur s'io vada per funere a valle, non temo alcun male. Tu sei con me, con la mazza e il vincastro. E questo è il mio conforto. Tu prepari innanzi a me la mensa di fronte ai miei nemici. Tu ungi d'unguento il mio capo, m'empi il carico da me. Non di beni e favori mi colmi in tutta la mia vita. Io abiterò la casa del Signore per lunghi, lunghi anni. Amen. 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 Willie, l'hai vista quella donna in nero? Chi? Sì, stava lassù e guardava noi. Una donna in nero. Harry, tu l'hai vista? Sceriffo, stava proprio là, sotto l'albero. Chissà, forse era lei che controllava che facessimo le cose per bene. Crediti, addebiti, numeri, numeri, numeri. Io mi perdo in queste cifre. Lo so cosa diresti se fossi qui. Alex, se non ti impegni non ci riuscirai. Ma a parte esserti amico, io non sono riuscito a fare nient'altro in tutta la mia vita. Alex, ora ti faccio assaggiare la mia specialità. Oh, a proposito, visto che non troviamo un cuoco decente, ho deciso che farò io lo chef del ristorante. Polpettone alla Bates. Uova, erbe aromatiche, faranno a botte, credi a me. Avanti, siediti. Assaggia. Non è mica veleno. È squisito. Beh, qual è il verdetto? Eh o no, da cordon bleu? Da leccarsi le labbra? Una scheggia del piatto, però è buono. E lo dici sul serio o lo dici per farmi piacere? È buono. È buono? Non puoi provare a dimostrare maggiore entusiasmo? Che ne so, dicendo molto buono. Ti costerebbe tanto. È sempre la stessa storia. Ti butti anima e corpo in una cosa e che ricevi? Una doccia fredda. Va bene, che cosa dovrei dire? Che sono stata brava, questo dovresti dire, per esempio. E non guardarmi come se fossi matta. Perché se c'è un matto qui dentro, Alex, sei tu. Va bene, senti, non ti volevo offendere, scusa. Però il fatto è che le persone normali non vedono le cose che non esistono.
riesco a fare un giretto. Caro Alex, come faccio con tutto, ho rovinato anche la nostra amicizia. Buona fortuna, Willy. Perdona, sono venuto qui per chiederti scusa. Mi piaceva veramente il polpettone, giuro. Avevi ragione ad arrabbiarti con me, ma io ho difficoltà ad esprimermi, lo sai. Dimmi che mi perdoni. Vattene! Senti, voglio che torni da me. Willy, mi manchi tanto. Sei impazzito? Che cosa vuoi da me? Scusa, ti avevo preso per Willy. Non mi sorprende affatto, tu sei tutto matto, come lei. Scusa, non ti volevo offendere. Willy non si è presentata stamattina e hanno chiamato me a fare il doppio turno. Non so dirti altro, mi dispiace. È oggi che volevo andare al mare. Ehi, Alex! Alex! Come procede il motel? Vuoi un passaggio? Sì, grazie, signor Fuller. Anzi, Tom. Ah, sì, sì, procede benissimo. Ottimo, ottimo. Sono contento, Alex. Ero un po' preoccupato. Dopo il ritrovamento della vecchia, gli operai volevano andarsene. C'è da capirli. Comunque, secondo Harry, dovremmo aprire il motel fra una quindicina di giorni. Che bella notizia. Beh, sei in gamba, devo dire. Conoscendo tutta la storia, io sarei scappato alla prima luna piena. Quale storia? Quella di Norman? Oh, quella la conoscono tutti. No, mi riferivo al padre, Jake Bates. Jake Bates? Il padre di Norman. Dopo la madre, sono curioso di sapere cos'altro si potrebbe trovare là sotto. Lei litigava sempre con suo marito. Voleva che passasse la notte a casa. Ma Jake restava sempre al motel per assicurarsi che le clienti fossero contente. Specialmente quelle carine. Finché un giorno lei crollò. Cioè, pam! Andò fuori di testa. Tutte le notti il piccolo Norman piangeva nel suo lettino. Lei sempre là alla finestra, vestita di nero. Come se fosse in lutto, capisci? Fissava l'insegna e sembrava aspettare che suo marito tornasse. Ma lui non tornò mai. Hai detto che era vestita di nero? Così raccontano. Oh. Anch'io ho rabbrividito quando l'ho saputo. Non mi piacciono le storie macabre. Ehi, i lavori sono a buon punto. Hai visto? Sì. Grazie del passaggio. È stato un piacere. Cosa che non va. Jake Bates. E lui lo portava sempre. Non mi posso sbagliare. Guarda qui. Le sue iniziali. Senti, non ti offendere, ma questo non è un motel. È un camposanto. Jake Bates. Jake Bates. Jake Bates. Jake Bates.
Jake Bates. L'interruttore è a posto. Allora perché? Dove metti i piedi? Quelli! E chi credevi che fosse? L'elettricista? Sei proprio tu! Certo che sono io! Sei tornata! Sì! Bella accoglienza! Senti, ho ripensato a quello che è successo. Tu hai sbagliato, ma sono pronta a perdonarti. Beh, sì, forse avrò esagerato. D'accordo, ho sbagliato io. Ecco, lo riconosco e voglio cambiare. Fermati, Alex! Non rendere le cose più complicate. Ma io non sto scappando da te. No. La signora Bates, l'ho vista alla finestra. Alex, ma che stai dicendo? Sì, era lei. Io ho visto anche Jake. Chi è Jake? Ma Jake Bates, il padre di Norman. Lei lo ha ammazzato 50 anni fa. Io ho visto il cadavere. Oddio. Che stai cercando? Se n'è andato. Chi? Jake. Era qui per terra. L'ho visto dalla finestra. Aveva un coltello nel petto. Beh, adesso non c'è più. Alex, forse è meglio se ti porto di sopra e ti metto a letto. Ne riparliamo domani mattina. Tu mi credi pazzo, vero? Beh, io non lo sono e non mi ci trattare. L'ho visto. Va bene. Va bene, diciamo che l'hai visto. Dov'è? Forse era un fantasma, ma si è stancato di stare qui sotto l'insegna e se n'è andato. O forse... O forse... C'è qualcuno che ce la mette tutta per spaventarti.
Sentite, ho perlustrato con i miei agenti tutta la zona e non c'è traccia di sangue. Non ci sono impronte, salvo le vostre. Insomma, niente di niente. Quindi, se non avete dei sospetti precisi su qualcuno in particolare... Sono le 2 di notte e io voglio andare a casa a dormire. E vi consiglio di fare altrettanto. Hai avuto la sensazione che non mi credesse? Sì, tu scherzi. Ehi, mi prendi in giro. Non male. Beh, a furia di stare con te. Già. Dovrei sentirmi lusingata. No, davvero, eri molto brava a tenergli testa. Eri così, come si dice, combattiva. Sì, è proprio da me, vero? Già. Ci vediamo, Alex. Ci vediamo? Ci vediamo quando? Avrai molto da fare con il motel. Non avrai tempo per me. Willy, io non ti volevo offendere, sai? E se non volendo l'ho fatto, mi dispiace. Ho bisogno di te. Hai bisogno di me? Per cosa? Per sbattermi fuori di nuovo? Non lo potrei fare. Per forza. Se no, chi me lo farà il polpettone alla Bates? Alex, non posso fare a meno di baciarti. Perché? Non farti pregare. Beh, magari un'altra volta, no, Willy. No, adesso. Willy, vedi, io non ho avuto molte occasioni, diciamo così, di socializzare. Ecco, tanto brutto. Sì. Alex, io ti ammazzo! Come due allocchi, accendete! Su, Alex! Va dentro, attendi! È fatta, Norman! Bravo! Ce l'hai fatta, Alex! Forse è troppo piccola, ci vorrebbe più grande, più vistosa.
più grande, più vistosa. Deve attirare di più l'attenzione, come quelle che ho visto in un film su Las Vegas. Deve colpire l'occhio. Vuoi anche aprire un casinò? L'insegna, parlo dell'insegna. Sono 3 ore che abbiamo aperto e non è arrivato un cliente. Un po' di pazienza. Sono passate 47 macchine, le ho contate una per una. Intanto fa una cosa. Quando arriverà il primo cliente, tu dovrai essere in forma. Dai, manda giù un po' di crema di pollo. Calma i nervi. Non sono nervoso. Come non sei nervoso? Sono isterico. Se non arrivasse nessuno, io come la pago la banca? Perderò tutto. La banca? Che c'entra la banca adesso? Ecco, devo pagare la prima rata entro il 25. Entro il 25? Ma il 25 è domani. Lo so. Va bene. Non ci facciamo prendere dal panico. Dimmi quanto, Alex. Quanto sarebbe la cifra che devi versare? Tantissimo. Tantissimo. Ma quanto? $500? $1000? Di più, di meno? Quanto? Di più. Di più. Più di $1000. Allora 2000. Forza, Alex. Non siamo mica un quiz televisivo. $10,000. $10,000. Beh, sei davvero nei guai. Come? Me lo dici? Come hai fatto a farti incastrare in questo modo? Non sono mai stato bravo con i numeri. Bravo. Bravo. Tu vai incontro a un disastro finanziario. E qui, caro, andrà tutto in malora. Lo so, però ho la netta sensazione che alla fine andrà tutto bene. Ah, sì? Alex, c'è un regalo per te. Un regalo? Sì. Per l'inaugurazione. Così sarai più carino. Io vado a riflettere. Alex, indovina un po'. Mi sta bene. Ecco il nostro primo cliente. Buonasera. Desidera? Buonasera. Vorrei una stanza, tranquilla, lontana dai rumori. Beh, niente di più semplice. Abbiamo aperto questa sera e lei è la prima cliente. Già, non me ne ero accorta. In questi giorni ho la testa fra le nuvole. Sto terminando il mio libro. Oh, lei è una scrittrice? Ci provo, in effetti insegno aerobica. Oh, aerobica? L'ho vista una volta in TV. Si indossa una tuta e si suda a suon di musica. Sì, proprio così. E ho pensato di scriverci un libro. È il sogno di tutti, fare lo scrittore. Ma è vero che chi lascia la strada vecchia per la nuova... Sono sicuro che ce la farà. Credo che dipenda soltanto da lei. Sì. Sì, forse hai ragione. La mia camera? Ah, giusto, una camera a un letto. Sì, siamo io e il mio manoscritto. E resterà solo una notte, no? Eh sì, come fa a saperlo? Intuito. Le dispiacerebbe firmare il registro? Fatto. Buonanotte, signora Peters. Ora è ufficialmente la nostra prima cliente. Spero che si trovi bene e se avesse bisogno di qualcosa, ci faccia un fischio. Lei è molto gentile, ma l'unica cosa di cui ho bisogno è pace e tranquillità. Buonanotte.
cara mamma. Che buono. Anche il caffè è ottimo. Come? Ho detto che il dolce è buono. Ah, grazie. Non so cos'hai, ma deve essere una cosa seria. Era un modo per dirti che vorrei aiutarti. Bene. Harry, quel tipo che ha trovato Jake Bates. Vuoi dire Charlie Waters? Così si chiama. Che cosa sai di lui? Non molto. Si è trasferito qui all'inizio dei lavori. Gran bravo operaio. Perché? Non è stato lui che voleva far bloccare i lavori? Ci ha provato, sì. Aveva paura dei fantasmi. Per un po' gli ho quasi dato ragione. Ma ha un merito. È restato fino alla fine. Già, è restato. Tieni la tua, tieni. Scusa, puoi pregarli di non fare tanto chiasso? C'è la cliente della stanza 12. Va bene, sto tranquillo. Niente male, Norman. È il primo giorno e siamo già al completo. Cara mamma, 3 matrimoni e niente figli. Ho i capelli grigi e sto invecchiando. Perdonami. Ti voglio bene, Sally. Dolcissimo Jeffrey, ricorderò sempre quel ballo di fine anno. Tu il mio cavaliere dalla bianca armatura e io regina delle fate. In quella magica notte tutto era perfetto. Ricordami così, con amore, Sally. Scusi, che cosa ci fa qui? Stavo facendo un bagno. Sì, questo lo vedo. Ma ho paura che abbia sbagliato stanza. Bella canzone. È di Annie Belmonts, vero? But who knows where when. Camera 12. Come sulla popa. Che sciocca. Ha ragione lei, sì. Io sono nella 11 e è strano che la mia chiave abbia aperto. Non l'ho fatta apposta. Scusi. Può succedere. Addio, è meravigliosa. Ma costerà una fortuna. L'ho indossata la prima notte di nozze. Non è finita bene, eh? Ma succede quasi a tutti, mi creda. Mica è la fine del mondo. Per tutti c'è una seconda volta. Seconda. 3 mariti, 3 divorzi. Beh, la quarta sarà quella buona. Senta, non sono affari miei, ma secondo me lei ha bisogno di distrarsi. E io adesso le aprirò il parco dei divertimenti. Come on, let's twist again. As we did last summer. No, non posso. Sì che può. Si metta le scarpe e andiamo a ballare il twist.
Round and round and round and round we go again. Round and round and round and round we go. Avanti! Let's do the twist. Ci ubriacheremo di rock e di twist, come quando aveva la mia età. Forza! Sai che questo punch è proprio buono? Ti piace davvero? Grazie, anche la musica è molto bella. Oh no, non posso, sono fuori posto. Sì, mi dica perché, vuole scommettere che non me lo sa spiegare. Voi siete dei ragazzi. Io... Lo è stata anche lei. L'importante è sentirsi giovane. Venga almeno a bere qualcosa. Sai, potrei essere vostra madre. Non ci credo. Si guardi e mi guardi, è come nella pubblicità. Quale delle due è la figlia? Signora Peters. Buonasera. Benvenuta alla festa. Prego, un po' di punch, le piacerà molto. Grazie. Tu non ti preoccupare, ne porto subito dell'altro. Scusate. Visto? È allegro anche il proprietario. Avanti, si lasci andare. La vita è breve e la festa fra poco affonderà nel silenzio della notte. Sono un poeta e non lo sapevo. Così va meglio. Ora devo assolutamente presentarle qualcuno. Tony! Su, smettila di fare tappezzeria e vieni qui. Ma è un ragazzino. Non cominci ad agitarsi, è molto tenero. È un tipo sensibile. Voleva tanto diventare uno scrittore. Lo troverà simpatico. Tony! La mia amica Barbara. Anche lei scrive. Come fai a saperlo? È il mio mestiere. Piacere di conoscerti. Piacere mio. Beh, ora che avete rotto il ghiaccio, invitala a ballare. Io non so ballare. E ti insegnerà lei. È meglio che torni in camera mia. Certo che siete due persone difficili. Su, fate amicizia. D'accordo? Io vado. Mi raccomando. Un momento, fermi, alto. Ehi ragazzi, un momento di attenzione, prego. Dobbiamo dedicare una canzone da parte di Tony a Barbara. Regina delle fate. Willy, ci vuole dell'altro punch, è finito. E quei sandwich al formaggio, li hai preparati? Al prosciutto, non al formaggio, sono là. Ah, perfetto, perfetto. E per il punch? Alex, indovina dove abita Fuller. Fuller? Cosa c'entra Fuller con il punch? Al 201 di South Windsor. E il telefono è LG52002. L'ho chiamato, lui non c'era e sai chi ha risposto? La signora Fuller. Sbagliato. Chi ha risposto? Non lo so, uno dei figli. Sbagliato. Ti arrendi? Oddio, Willy, per piacere. Avanti, sforzati. Charlie Waters, che è suo cognato, ti fa pensare a niente? Well, that's my...
Dio mio, come sei bella. No, dico sul serio. La regina delle fate. È la prima volta che mi succede, sai? Sono molto timido. Posso baciarti? No, è assurdo. Che cosa sto facendo? Perché? Perché? Guarda le rughe che ho in faccia. Tu sei ancora un bambino. Non volevo dire quello che ho detto. Ma è la verità. Sai, anch'io desideravo tanto baciarti. Ma non sono un adolescente che hai incontrato a una festa. Sono una donna matura e non sono adatta a te. Ma io ho visto qualcosa di speciale in te. L'ho visto nei tuoi occhi. Sì. Sì, per un momento ho dimenticato quello che sono. Mi hai fatto sentire come se fossi tornata a scuola. E che c'è di male in questo? Che non sono più giovane e non lo sarò mai più. Cerca di capire, ti prego. Non è colpa tua. Dipende da me. Ero fragile. E vicino a te mi sono sentita felice. Sento freddo e solitudine dentro di me. Come se fossi morto. Oh. Come puoi sentirti così? Hai tutta la vita davanti a te, tutta una vita piena di promesse. Se solo potessi crederti. Devi credermi. È così. Avanti. Ora devi tornare dai tuoi amici. Il tuo posto è fra loro. Non dimenticherò mai questa serata. Sei decisa a farlo? Anche dopo stasera?
Non negarlo. Conosco le tue intenzioni. Che cosa fai qui? Come sei entrata? No, non sei diventata pazza. Era chiusa a chiave. Smettila. Mi stai facendo paura. No, io non voglio spaventarti. Ti sono amica. E non voglio che butti via così la tua vita. E tu come fai a saperlo? Ma sì, certo, mi hai spiato. No. E come lo hai scoperto, allora? Te l'ho detto prima. È il mio mestiere. Non capisco. Non c'è niente da capire. Tu vuoi farla finita. Io voglio impedirtelo. Non ne hai il diritto. Vattene. Vattene via. No, forse io non ne ho il diritto. Ma so quanto stai soffrendo. Tu... E come puoi saperlo? Sei una bambina. Hai tutta la vita davanti a te. Se soltanto fosse vero. Ma tu... Tu possiedi tutto. Hai gioventù, salute, tante persone che ti vogliono bene. E se possiedi tutto questo, io dico che sei pazza a gettarlo via. Credimi, Sally. Sai anche il mio vero nome. E so pure che cosa c'è dall'altra parte. C'è freddo e una tremenda solitudine. Le parole di Tony. Ascoltale. Da ascolto a te stessa soprattutto. Tu hai ancora tutta la vita davanti a te. Una vita piena di promesse. Ascoltavi di nascosto. No. Te l'ha detto lui. E allora, come fai? A sapere queste cose. Perché, Sally, mi sono tolta la vita. 25 anni fa, la sera del ballo di fine anno. E siamo venuti a dirti che è una cosa orribile. Siamo? Sì. Vieni. Te li presento. Terry Miller. Nato a Houston, il 6 aprile 1943. Mi sono suicidato il 7 luglio del 59. Beth Williams, nata nel Mississippi, il 3 settembre 1940. Mi sono suicidata il 2 settembre del 56. Billy Parks, sono nato nell'Illinois. Mi sono ucciso il 4 dicembre 1955. Rebecca, sono nata a Los Angeles. Mi sono uccisa il 10 maggio del 62. Tony Scotti. No. Sono nato nell'Iowa. Il 14 di luglio del 1943. Mi sono tolto la vita la notte di Natale del 59. No.
Norman ha dato questa casa a me. Io non me ne vado. Attento a ciò che fai. Eccolo. Eccolo il fantasma. Bravissimi tutti e due. Bravissimi. Ma cosa credete di aver fatto? Su, forza. Andate dallo sceriffo e ditegli che mi avete visto andare in giro con una maschera da scheletro. Io negherò tutto. A chi pensate che crederà? A un buono a niente come te, Harry? A un povero idiota come il nostro Alex? Tu vuoi la mia proprietà? Questa è proprio lei? È la signora Bates. E allora morirai. No. Questa è casa mia. No. Chi vi ha permesso di entrare? È lui che la vuole. Lui, non io. L'ho spaventato perché sloggiasse. Giuro che questa è la verità. No! Lo sai? A questo punto ti credo. Grazie per la confessione. Mi sono fregato con le mie mani. Puoi dirlo forte. E se non ci concedi, come si dice, delle facilitazioni di pagamento, questo potrebbe finire in mani sbagliate. Allora che dici? Ci mettiamo d'accordo o vai in prigione? Già, cosa possono farmi? Mettermi dentro per un travestimento? No, però per tentata frode sì, Tom. E sotto quella maschera c'è un truffatore. Buongiorno. Buongiorno. Ah, accidenti. Che splendida giornata. Fa sentire felici di essere vivi. Già. Beh, grazie e buona fortuna. È un posto davvero unico questo. È vero. E quando vorrà pace e tranquillità, torni pure a trovarci. Ci conti? Certo, la vita non è una cosa facile, ma solo le cose banali lo sono. Io penso che con un po' di fortuna ce la caveremo qui. E so che a Norman farà piacere. Oh, a proposito, se avete bisogno di una stanza, noi siamo qua. Non so cosa vi può capitare, ma senza un po' di thrilling, il mondo cosa sarebbe?